amici di Italian Brew, benvenuti. Oggi ci troviamo in compagnia di Pierluigi Tortora, un attore casertano. Siamo qui perché oggi c'è un suo evento e oggi ci porterà in viaggio nel meridione attraverso opere dei poeti e autori del Novecento. Una domanda: perché hai scelto proprio questi autori? Beh, intanto perché sono dei grandi autori. Secondo, perché io sono del sud, quindi questo viaggio tra gli autori, tra i poeti, tra i grandi poeti del sud mi sta molto a cuore, ma credo che siano alcuni, sono nomi come Sciascia, De Filippo, cioè voglio dire nomi importantissimi e internazionali, però è chiaro che questa mia radice del sud la trasmetto in questo recital che si intitola proprio Passaggi al Sud. Passaggio su, è proprio un teatro, è proprio una cosa che porti in giro anche per l'Italia? Sì, porto in giro, naturalmente qui a Edimburgo la faccio da solo, in genere con me è un chitarrista, perché c'è anche una parte in musica, facciamo un omaggio a Modugno, a Pino Daniele, wow. E poi facciamo qualche classico napoletano, però qui era impossibile, insomma. Okay. Senti, io ho sbirciato un pochino la tua biografia, sì. E so che tu hai dedicato la tua vita al teatro. Sì. Sei un monologhista e hai anche avuto delle collaborazioni importanti come con Sorrentino, Bentivoglio. Ma la domanda che sorge spontanea è: che cos'è che ti preme comunicare quando ti esibisci? Sì, il teatro per me è naturale, è la vita, cioè voglio dire, paradossalmente nel corso degli anni ho cercato di annullare il teatro, ma di far sì che la vita salisse in palcoscenico e viene trasmessa a chi mi sta di fronte, insomma, è un'emozione di rimbalzo che io cerco nell'essenza, proprio nella verità di quello che dici e di quello che fai. Bellissimo, quindi la senti? Sì, sì, se non la sentissi, insomma, non lo farei. Non lo faresti. Senti, hai realizzato un festival che ormai San Vitaliano. Esatto, ormai è la quinta edizione e in più E in più ho una bottega del teatro, una mia bottega artigiana, perché faccio tutto un lavoro praticamente proprio artigiano. Io sono il figlio di un sarto e quindi l'artigianato mi è rimasto dentro, insomma, vivo. E il festival che facciamo in quest'eremo del 1100 è una cosa particolarissima, perché devi immaginare che soltanto per raggiungere il luogo, quest'eremo, ci sono 2 chilometri di strada molto particolare, quindi chi vuole deve viaggiare tra le spine, nel senso non propriamente che ti pungono, però insomma. E senti, un'altra domanda che volevo chiederti. Che cosa consiglieresti alle persone che si vogliono avvicinare al mondo del teatro, soprattutto ai giovani? Tantissimo impegno, naturalmente, tanta costanza. Non è semplice fare il teatro. Il teatro è una materia difficilissima e io stesso, insomma, combatto per lavorare. Non è scontato di lavorare. E ci vuole la salute, prima di tutto. Ah, la salute, ragazzi! È un grande, grande impegno. Poi, naturalmente, tutto deve nascere da quello che hai dentro. Io lo sentivo forte, come proprio percorso di vita, appunto, a 57 anni quasi. C'è comunque un... Sai, l'attore rappresenta le emozioni e il lavoro è anche molto su se stesso, correggimi se sbaglio. No, sicuro, il lavoro è sempre su se stesso, perché devi ogni volta cercare di essere assolutamente quello che vai a rappresentare. È un lavoro che naturalmente, come dire, diventa introspettivo anche da un certo punto di vista, e poi lo devi tirar fuori, lo devi sputare quasi, insomma. Un super lavoro! Senti, stiamo per concludere. Io ho visto sempre tra le tue cosine che tu hai fatto dei video in cui parlavi a favore delle persone anziane, dei disabili. Mi sembra che c'è spazio nella tua vita per questo tipo di ambiente. Io sono sempre dalla parte degli ultimi, sono un ultimo e sono dalla parte degli ultimi, nel senso che sono uno di quelli che ha fatto tanta gavetta, provengo da una famiglia, come diceva Troisi, umile ma onesta, e quindi c'è il mio, diciamo, come dire, sguardo è sempre per quelli che stanno dietro e mai per quelli che stanno avanti. Sei anche la dimostrazione che comunque partendo come ultimo e lavorando sodo
i risultati si ottengono. Sì, bisogna, ripeto, come dicevo prima, grande, grande impegno. Okay. Ultima cosa, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, sì, di farci un saluto nel dialetto di origine. Puoi salutare i nostri telespettatori con il casertano, un saluto, sì, casertano. Vabbè, facciamo con un campano. Guaiù, sì, ma raccomando, comportatevi buona a Edimburgo e forza sempre, diciamo, tutti quanti noi. Ciao, guaiù. Ciao guaiù e grazie per averci seguito, grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie, grazie, grazie. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa crianza, ognuno ha da tenere questo pensiero ogni anno, puntualmente. In questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoria di Vicenza. Stanno mi è capitata un'avventura dopo d'aver compiuto il triste omaggio. Maronna, se ci pensa che paura, ma... O facete un'anima e coraggio. O fate questo, statemi a sentire.